Prego. Io esprimo parere favorevole perché, ripeto, se si tratta di possibilità di fondi per la comunità, ben vengano. Però io vorrei che quella stessa coerenza e sincerità che io e altri colleghi di opposizione abbiamo espresso, quella stessa coerenza venisse anche praticata da consiglieri appunto di maggioranza. Parlare di una Taranto diversa, parlare di una Taranto che rinasce è solo virtualità, anche con riferimento alle strutture sportive. Quello che verrà, verrà, lo vedremo, però alla fine qui emerge soltanto, emergono i proclami, le intenzioni, le dichiarazioni. Vedi lo spot elettorale dello stadio, dell'Erigendo, costruendo nuovo stadio con proposta di Gabetti. Mi domando pertanto, ribadisco quello che ha detto prima dal consigliere Battista, dove viva il consigliere Luca Contrario? Me lo domando, perché i cittadini di Taranto notano una impiantistica sportiva assolutamente deficitaria da terzo mondo. Se poi in pochi anni, nel volger di qualche anno, come dire, i ranocchi diventeranno principi, e allora ben venga, vorrà dire che le nostre strutture sportive diventeranno all'avanguardia, ma al momento mi sembra tutt'altro che rosea la situazione, senza poi dimenticare che lo stesso consigliere Contrario fino a qualche anno fa era estremamente duro, durissimo e critico nei confronti del sindaco Melucci. Però, come diceva il filosofo Eraclito, pantarei tutto scorre, ed evidentemente il Luca Contrario di ieri non è il Luca Contrario di oggi, e chissà se magari il Luca Contrario di domani sarà ancora il Luca Contrario di oggi. Nulla di personale verso Luca Contrario, persona per bene, nulla da dire, ma sinceramente certi trasformismi non possiamo assolutamente digerirli.